È proprio questo, fratelli e sorelle, che siamo chiamati a vivere in questi giorni particolari della Quaresima. Non rimaniamo nei nostri ranghi, nelle cose che abbiamo sempre fatto, nelle cortesie vicendevoli. Tu mi hai fatto una cosa bella a me e io cerco di fare una cosa bella a te, dice Gesù. Ma questo lo fanno tutti, non c'è bisogno di essere cristiani, non c'è bisogno, ecco, di condividere questa forza che solo il Signore ci può dare per fare le cose che fanno tutti. Il Signore desidera da noi questo desiderio, a fare di più. E quando noi ci mettiamo tutte le nostre forze, soprattutto la nostra fede, il miracolo si compie, le cose avvengono, il nostro cuore può aprirsi perfino ad abbracciare le persone che ci fanno del male. Ecco, mi auguro con tutto il cuore che tutti noi possiamo sperimentare questa verità, queste parole del Signore, perché proprio quando queste cose si sperimentano, la nostra fede è la fede nel Signore. Abbandoniamo anche il pericolo o la paura dei nostri limiti per affidarci totalmente a quella forza che solo il Signore ci può dare. In fondo è tutto qui il segreto anche di Padre Pio. Padre Pio non è stato un supereruomo, un superman, non è stato uno che faceva miracoli come giochi di prestigio. È un uomo che si è affidato totalmente al Signore, un piccolo uomo dedito alla preghiera, e il Signore attraverso di lui ha compiuto cose grandi. Perché non può farle anche nella nostra vita? A noi la capacità di credere e di sperimentare.